questi anni che la nostra manifestazione, nostra intendo del Consorzio e del Comune di Como, porta le famiglie anche all'ultimo dell'anno a partecipare. Quindi fino alla una, lo scorso anno, gli altri anni, si erano anche le mamme con le carrozzine, magari un po' troppo, magari alla una, però c'era una frammentazione familiare, proprio le famiglie che venivano a fare l'ultimo dell'anno. Il consiglio che diamo è quello di venire per tempo, quindi godersi il pomeriggio, anche dalla mattina, tutte le attività che saranno aperte, godersi poi con l'inizio del tramonto, il spettacolo del Magic Light Festival, che ha attirato anche ieri decine e decine di migliaia di persone, una buona pizza, una cena o uno spuntino nei locali che saranno aperti comunque fino a tardi, e poi passeggiata fino ai giardini per godersi questo addio al 2014, questo anno tribolato come tanti ormai, e con la speranza anche se sostanzialmente legata allo scorrere delle ore a un buon 2015.